Allora, partiamo con cose di oggi serali. Vedete fuori? Ok. Devo andare a prendere Ciuschi all'asilo gattoso. Stasera ho fatto un po', diciamo, una pazzia, ma neanche tanto, eh. Ho comprato un monitor nuovo Acer. Madonna. Cioè, alla fine sono arrivato al punto che, cioè, basta che ci sia la, insomma, allora rifacciamo. Stasera ho comprato un monitor, no, Acer, perché quello che ho in ufficio, strabellissimo Apple display, mi ha costato più di $800, per la casa che volevo un monitor nuovo, ma non da spendere tanto, anche perché a casa non è che lavoro tantissimo, eh. A parte mettere video, fare video, non è che lo uso tantissimo. Però quello che avevo era proprio una merda, era un Samsung, schermo 4 terzi, mi sa 1024x768 il massimo che poteva fare. Allora basta, mi sono rotto, sono andato oggi a Best Buy a prenderlo. Poi lì ero un po' indeciso, non è che c'era tanta scelta, c'erano Samsung, Acer, LG, Dell. Quello Dell non era male, ma costava $257, io volevo proprio spendere pacco pacco pacco. Quello che ho preso io costa 189 o 179, cioè 179. Risoluzione 1920 per qualcosa, 1200, boh. Che poi l'ho installato, funziona bene, molto meglio, insomma. Cioè, non è come la qualità della Apple, eh. Appena acceso si vede che si vedono quasi pixel. Non è proprio alta definizione come quello della Apple, anche i colori un po' strani. Un po' tende sull'azzurrino, poi vabbè, lo puoi settare, però niente di che. Però come ho già spiegato, volevo risparmiare, cioè non è che volevo risparmiare, volevo spendere poco, che c'è una differenza da così a così. Allora, volevo spendere poco, l'ho preso, funziona, ok. Cioè Samsung magari erano anche meglio, ma Samsung l'ho cancellato a priori, proprio per una questione di principio. Allora c'era l'Acer. Allora, inizialmente l'avevo chiesto un altro, perché aveva la porta DVI, HDMI e VGA. Però era finito. Allora ho preso quest'altro che c'ha VGA e HDMI. Ma dico, 2013, ci sono ancora i monitor che non hanno la porta DVI. Vabbè che l'HDMI e il DVI è più o meno la stessa roba, perché basta comprare un adattatore. Cioè, nel modo inverso non l'ho mai provato, però dal Mac Mini, il Mac Mini lo attacco alla TV tramite HDMI e DVI, quindi sarà la stessa cosa, no? Aspetta che c'è un po' di casino. Poi ce n'è un altro che era DVI, HDMI, però siccome volevo attaccarlo stasera al computer, non volevo aspettare, magari ordinare l'adattatore, poi non sapevo se a casa avevo l'adattatore, no? Allora mi sono detto, siccome se no, niente, ma fa culo, prendiamo VGA e buonanotte. Che VGA secondo me è proprio una roba antica, eh. Eppure in realtà il VGA è ancora molto usato. Cioè, io sono sempre stato abituato al FireWire, TV, Apple Port, Thunderbolt. Questi arrivano ancora all'età della pietra, il VGA. E basta, questo è quanto. Comunque niente, come ho già spiegato, era una cosa così, insomma. Se era per il lavoro ci pensavo un attimino. Se non proprio non prendere quello della Apple, avrei preso un Dell,
che c'erano voci di corridoio che una volta, quando era uscito l'Apple Display Cinema, dicevano che quelli della Dell erano come elettronica identici, però ovviamente non c'è la mela, e allora costavano tipo $200 in meno o 300, non lo so. Questo è quanto. Allora, potete vedere che alla sera gli americani aggiustano le strade, perché al pomeriggio tutto questo casino non c'è, eh? Dopo le 7, non so, dopo le 8 iniziano a arrivare tutti i camion, mettono tutti i coni, la polizia, vedi, sta sempre lì. Non è che c'è un incidente, la polizia sta lì perché ci sono i lavori in corso. È un bel lavoro fare il poliziotto, eh. Ma Capuzzo, io quando è che devo uscire? Stanno ancora mettendo i cavi. Ehi, Ciccio! Uè, ma allora! Ma sto Ciccio mi stava troppo attaccato al culo. Oh. Sto andando a 45 km all'ora, cosa vuoi di più? Non siamo mica in GTA 5, eh? Adesso GTA 5 tutti su Facebook lo postavano, allora mi sono andato a vedere i video. Allora vabbè, allora lo compro anch'io GTA 5, basta. Che devo dire, oggi a Best Buy ce l'avevo in mano, no? Ce l'avevo in mano e mi son detto, ma non lo so, siccome GTA 4 avevo provato, l'avevo comprato, ci ho giocato poco e non mi è piaciuto tanto, no? Il problema è che ci ho giocato pochissimo, no? Magari non ne ho entrato proprio nell'ottica GTA. Allora non l'ho preso, ho detto vabbè, fammi giocare ancora un po' a GTA 4. Però stasera ho guardato un review, hanno detto GTA 5 è 3 spanni sopra, fa quello. Allora basta, adesso prossimamente lo comprerò. Orerò anch'io. Poi niente, è arrivato a casa, Ciuschi ha detto, ma cosa hai comprato sto monitor merdina? Monitor funzionale. Poi che freddo, aspetta, cosa che c'è qua? Oh. Monitor funziona. Ho caricato un po' di video, stasera. Col monitor nuovo si caricano i video più velocemente. Ho fatto anche risposte ai lettori, no, perché poi ho installato tutto il monitor, tutto quanto, però poi a fare, e la mia idea era arrivare a casa e finire un sitaccio web che un sitaccio web, no? Ah, però con tutti i giri, salto al monitor, non c'ho voglia. Allora dopo ho spattaccato un po' su Facebook, ho messo la foto di sto bellissimo monitor. Poi dopo ho fatto risposte ai lettori di Facebook. Insomma, dopo ho mangiato un paninetto. Stasera secondo me toccherà fare un unboxing cibario, perché Ciuschi ha fatto un piatto che non è male secondo me. Cioè è abbastanza originale, cioè, non che nessuno l'abbia fatto, però è originale. Praticamente sono dei calamari giganti all'aceto balsamico, bottarga, tartufo bianco sparano. Sono dei calamari giganti ripieni che io, nel mio bellissimo impiattamento, li voglio tagliare, fare tutti i cerchietti e poi metterci sopra una salsa allo horseradish, raffano, come si chiama. Quella salsa ormai mi è entrata in circolo, che gli americani la usano esclusivamente quando mangiano le ostriche e o anche i gamberetti. Solo quelle due cose. Tutte le volte che la mangio mi sembra di mangiare un'ostrica. Infatti stasera l'ho messa anche dentro, avevo fatto un hot dog con un busto, ma mi sembra un'ostrica. Allora, però quella lì secondo me quella salsa va benissimo per il pesce, no?
quindi farò una salsa molto buona così. Una salsa che ho fatto, che a MasterChef la fanno sempre, però non mi viene come la fanno loro, non so come ci lavano, non è che ho guardato niente di che, però praticamente è una salsa al basilico, però come viene a loro, viene verdissima, molto, forse perché dopo la passano dentro un colino, perché io ho messo il basilico, l'ho frullato nel blender con l'olio così, però mi è rimasto verde, ma non verdissimo, e poi soprattutto non è proprio fluida, è un po' pezzettona. Evidentemente loro la passano anche nel colino, non lo so, ci guarderò. Però quella lì è magicissima quando faccio dei paninetti da sparare sopra. Infatti ho comprato un robone di basilico solo per quello. È una salsa magicissima. Ci guarderò! Allora... poi niente, non ho fatto niente, ma il lavoro proprio, cioè non continuano a, cioè 10 lavori in contemporanea, non ne finirò mai uno, anzi adesso basta, regola nuova, glielo dico a Mary Fish, lavoro da Mary Fish dalle mattina fino alle 3 o 4, massimo 4, sarebbe già da fare alle 3. Fin lì rispondo alle mail tutte e poi basta, si chiude le mail ed io faccio, perché poi non è che mi posso mettere lì a fare un sito web se ogni secondo mi devo interrompere e spedisci il logo là e spedisci questo qui, allora insomma io non lo so, sì, ma a un certo punto Mary Fisher si renderà conto di stopparmi, di mandarmi lavori, ma adesso oggi è venuta con due lavori, uno un e-commerce, uno l'altro, ma come cavolo, quando poi vedrà che non riesco a fare, si renderà conto di bisogna assumere uno nuovo, un aiuto, no? Che ovviamente sarà sotto di me, io sarò il capo, gli darò del fare lavori nuovi, sì, però non so. Perché Kelly mi sembra un buon acquisto, no? Per molti, sotto molti punti di vista. Però lei con internet proprio non sa fare un cavolo. Cioè, programmare, ma anche il design del sito web non ne ha mai fatti. Non lo so. Niente, poi cioè Chusky andrebbe benissimo, il problema di Chusky è che siccome siamo in un ambiente abbastanza conservatore, Chusky, che non si mette mai il reggiseno, non si mette mai le mutandine, e non lo so, non è ben vista, insomma. Poi ci sono molti che lavorano lì che sono battisti, ultra protestanti, cristiani, quindi sono un po' sempre sulle loro. Allora, vediamo la situazione. Ok, cioè va in giro nuda Ciusco, ultimamente non si mette neanche più il collarino, io non lo so. Allora, per il momento è tutto, ciao tutti.